Alessandro Vacchetto, capitano della Galvanotecnica sul Rauto Monticellese, 11 a 10 a Monticello d'Alba, 11 a 10 qui a San Benedetto Belbo. Purtroppo per te l'11 l'hanno fatto gli altri, però per il tuo secondo anno in Serie B, essere arrivato in finale, aver dato del filo da torcere a una squadra e a un capitano come Fabio Gatti, direi che è già una vittoria. Sì, sicuramente siamo contenti perché abbiamo fatto una bella annata, siamo un bel gruppo, siamo stati gruppo fino alla fine. E che dire, l'abbiamo combattuta in casa, forse lì possiamo recriminarci qualcosa in più perché avevamo un bel vantaggio. Poi invece è stata una bella partita, fino alla fine abbiamo lottato e nulla, ci sono stati anche tanti errori sia dalla nostra parte che dalla loro, e alla fine sono stati forse un po' meno concreti. Adesso si pensa già alla prossima stagione, hai già in mente qualcosa? Purtroppo si sperava di vincere il campionato per poter riuscire a guadagnarsi la Serie A, adesso bisogna vedere cosa si può fare e quindi decideremo. Tu saresti pronto per la Serie A? Essere pronto è un parolone, diciamo che vorrei provarci, quindi è una questione un po' complicata. E andare contro ai tuoi due fratelloni sarebbe direi una cosa storica per la Pallapugna. Quello sicuro, sarebbe una bella cosa e diciamo che l'obiettivo è raggiungere quello, quindi ci proviamo. In bocca al lupo. Grazie mille. E lui il capitano è Fabio Gatti, Aldo Scotta Altalanga, campione italiano 2023 della Serie B di Pallapugno. Il tuo primo pensiero in questo momento? Finalmente, contando che ci abbiamo provato l'anno scorso tutti insieme, purtroppo non ci siamo riusciti ad arrivare in finale per cercare di portarla a casa. Quest'anno abbiamo lavorato duro, abbiamo fatto un gruppo veramente incredibile, siamo partiti da novembre tutti insieme, sono praticamente 11 mesi che lavoriamo per arrivare qui, essere qui con la coppa in mano, e ci abbiamo creduto, abbiamo passato dei brutti momenti perché eravamo anche un po' sconsolati magari da qualche prestazione sbagliata, perché comunque ci sta, in un campionato lungo 6 mesi è difficile stare sempre al top della condizione, ci davano sempre per vincenti e non Michele. Però noi ci abbiamo creduto, pian piano abbiamo lavorato, ci siamo allenati e abbiamo tenuto duro, e i nostri avversari sono stati veramente pronti per buttarci giù e portarci alla terza, ma noi siamo stati più duri ancora e ce l'abbiamo fatta. Finalmente portiamo a casa questo scudetto, lo scudetto di tutti, perché tutti ce lo meritiamo. Dovevamo cercare di giocare meglio, perché ce lo potevamo anche fare. Appunto, Stefano Dogliotti, direttore tecnico, le cose facili non vi piacciono, sia Monticello che qua, a 10 sono arrivati primi gli altri. Assolutamente sì, noi siamo per le cose difficili, Fabio lui è contento così, lui gli piace tribulare. E io gli avevo anche detto, ricordati che chi perde la Coppa Italia vince il campionato, e così si è avverato. Così sembra che l'abbiamo fatto. Loris? No, così sembra che l'abbiamo fatto opposto, invece non è vero, no, però ce lo meritavamo secondo me, sia dall'inizio dell'anno fino adesso abbiamo fatto un campionato stupendo, tutto il gruppo. Federico? Niente, gli ha detto tutto il capitano, è bella, una bella soddisfazione, siamo un bel gruppo, c'è tanto pubblico oggi. Niente, siamo contenti, adesso festeggiamo. Un terzino con un nome importante, Nada, il tuo pensiero? Bella partita e belle partite precedenti, abbiamo dato tutto in campo e non abbiamo mai mollato, e si è visto. Ci sono anche, c'è anche qualcuno qua dietro, voi due? Il talismano! Qualcuno dice che sei il talismano Mauri, tantissima attenzione in panchina e complimenti a loro che hanno giocato molto bene. Facciamo la chiusura con Emanuele Sottimano. Secondo titolo nel giro di pochi giorni, ma tutto sembra sia dovuto a questo maglioncino che indossi. Esatto, l'ho tenuto nelle finali di C, abbiamo vinto, l'ho portato a Monticello, abbiamo vinto. Qua eravamo sotto, l'ho messo e ho vinto. L'hai lavato almeno? L'hai messo dopo? Mai lavato. No, al di là di questo siamo contenti perché è la coronazione di un sogno, sono 10 anni che giochiamo, abbiamo fatto tantissime finali, quest'anno finalmente abbiamo vinto la C2 e la Serie B, quindi una grande soddisfazione, senza dimenticare anche la Coppa Italia dello scorso anno. Quindi alziamo sta coppa, questo scudetto.